Ciao ragazzi, beh, è un po' di tempo che non posto video, sono un po' occupato, sto cercando di sistemare questa stanza, chiamiamola così, in effetti quello che si può vedere qua, adesso ve la faccio vedere un pochetto, è quasi il risultato finale, è una stanza seminterrata. Io vorrei farci la mia stanza, insomma. Quindi è una stanza più larga, vediamo se riesco a fare vedere un po'. È molto buio qua, eh? È una stanza più larga, quindi io ho costruito questo separatore, una specie di parete in legno con delle perline. Sto ancora facendo la porta per entrare. Ho perlinato le pareti. Dietro alle pareti ho messo del polistirolo, cioè dietro alle pareti, scusa. Cioè, dietro alle perline ho messo del polistirolo per così, insomma, per cercare di mantenere il caldo all'interno di questa stanza. E vediamo un attimo, qui c'è ancora da finire il pavimento. Adesso sto dipingendo il soffitto. Ho finito praticamente di mettere le perline sulle pareti. Sì, manca ancora parecchio lavoro, perché qui c'è ancora un po' di casino. Poi dovrò scegliere il pavimento, penso che metterò un laminato, a lastre che si incastrano uno con l'altra, lì se ne vedono alcune. Non saranno di quel colore lì, ma insomma devo ancora decidere. E anche le perline, ho preso delle perline grezze, andranno in qualche modo dipinte, insomma protette. Ecco, perché comunque il legno dà una bella sensazione. Insomma, vediamo un po' cosa ne esce. Ecco, volevo solo aggiornarvi, non è che ho mollato il canale o le cose, sono un po' impegnato, ecco, diciamola così. Poi dovendolo, insomma, essendomi ci messo a farlo da solo, è un po' impegnativo, ecco, anche perché non è che l'ho mai fatto prima, quindi in ogni momento bisogna un attimo, come dire, capire cosa bisogna fare, mettere le cose in bolla rispetto al pavimento, rispetto al soffitto. Non è proprio semplicissimo, ecco, vabbè, insomma, mi ci sto industriando. Dai, vediamo un po' cosa salta fuori. Saluto tutti i ragazzi, ringrazio chi si è iscritto, saluto gli youtuber di buona volontà e dai, ci sentiamo fra un po', eh? Grazie, ciao a tutti.